Do ora la parola all'altra nostra deputata, Eleonora Forenza, che è ricercatrice universitaria a Roma 3 in storia del pensiero politico. Buonasera a tutti e a tutti. Io voglio partire da una ferita che in questo momento è aperta nel cuore di tutte e tutti noi in questa piazza. Quello che sta accadendo in queste ore in Palestina. Voglio dire che noi siamo senza se e senza ma con il popolo palestinese. In queste ore è in corso un'aggressione anche via terra, dopo settimane di raid. Ecco, noi abbiamo chiesto come GUE che finisca il silenzio complice dell'Unione Europea sui crimini che sta portando avanti lo Stato di Israele, uno Stato che ha in corso una occupazione, uno Stato che sta mettendo in atto una punizione collettiva, uno Stato che sta violando i diritti umani. Il silenzio dell'Unione Europea deve finire. Su questo abbiamo preso posizione come GUE, abbiamo preso posizione come delegazione italiana, ma non basta. Dobbiamo continuare anche qui in Italia a manifestare in ogni modo la nostra solidarietà con il popolo palestinese. Abbiamo anche molto lavoro da fare soprattutto in questi 6 mesi. Pochi giorni fa si è persa al Parlamento europeo la stagione del semestre di presidenza italiana. Una stagione che si è aperta in realtà con un rinvio del vertice sulla precarietà e sulla disoccupazione giovanile, che sta a indicare quali siano le reali priorità di questo governo e di questa Europa. Un semestre che si è aperto con la retorica della generazione Telemaco. Beh, noi vogliamo parlare invece non della generazione Telemaco, ma di quella generazione e di quelle generazioni che i patti di stabilità hanno reso precarie, hanno reso esodate, hanno reso disoccupate. Di questo vogliamo parlare, respingendo al mittente la retorica del governo Renzi, la retorica della flessibilità sull'attuazione dei trattati, pura retorica. Le conclusioni del Consiglio europeo dicono chiaramente 2 cose, che si resta e che si confermano i patti di stabilità e quindi le politiche di austerità, e che sulle politiche di immigrazione si inasprisce il Frontex. Ecco, questa è un'idea di civiltà opposta a quella che noi vogliamo portare avanti, opposta a quella che abbiamo prefigurato quando abbiamo detto in campagna elettorale e continuiamo a dire tuttora: prima le persone. Chiediamo con forza che questa Europa apra un corridoio umanitario, perché questa è un'idea di Europa che vogliamo. Guardate, questa piazza, così come quel 4% che tutti noi abbiamo festeggiato dopo una notte al Batticuorum, ci carica di una responsabilità, carica non solo me, Barbara e Curzio, ma tutti noi di una responsabilità, quella di aver riaperto una speranza in questo paese. E la speranza chiaramente non è la sinistra che torna in Parlamento. La speranza, così come l'idea di vittoria a sinistra, non è eleggere o andare al governo, è cambiare le cose per le persone che soffrono, per le persone che stanno pagando il prezzo non solo della crisi ma di queste infami politiche di austerità. Nella manifestazione di oggi abbiamo scelto un titolo: unire ciò che il neoliberismo ha diviso. Questa per me è l'idea di unità della sinistra: unire i precari, unire i disoccupati, unire gli esodati, unire chi nel nostro sud e non solo nel nostro sud lotta per la difesa dell'ambiente contro un territorio, per un territorio che purtroppo è diventato discarica delle grandi industrie del nord, è diventato preda della grande corruzione, è diventato preda delle mafie. Ecco, noi dobbiamo unire tutto questo e dobbiamo tornare a fare conflitto. Abbiamo passato 2 anni e mezzo, gli anni del governo Monti e gli anni del governo Letta, nel silenzio dell'opposizione sociale, o un'opposizione sociale che è stata soltanto residuale.
Noi dobbiamo ricostruire l'opposizione sociale e politica a questa Europa e a questa Italia. E dobbiamo farlo, guardate, riprendendo non solo ovviamente la nostra stima, la nostra gratitudine per Alexis Tsipras, che compone il nome della nostra lista, ma riprendendo anche quelle altre parole. L'Europa non come terreno lontano in cui qualcuno prende delle decisioni, ma l'Europa come terreno di costruzione di un popolo, come terreno del conflitto sociale. E l'alterità. Noi siamo altro da chi sostiene le politiche di austerità, altro dalla grande coalizione, altro dai socialisti, altro da quel partito democratico che è venuto a spiegarci nella persona di Gozzi che il TTP, il patto transatlantico di commercio, sarebbe un grande vantaggio per l'Italia. Ma dove? Ma dove? Il TTP è la legge del mercato che si sostituisce al diritto del lavoro, alla difesa dell'ambiente, alla difesa della privacy. Questo è il TTP. E poi abbiamo le riforme strutturali. Quelle riforme strutturali che il governo Renzi si impegna a fare in cambio del rinvio di un anno dell'applicazione del fiscal compact. Beh, innanzitutto noi vogliamo dire che non ci può essere nessuna svolta sulle politiche sociali se non si mettono in discussione quei maledetti trattati, quei maledetti vincoli europei che hanno prodotto la desertificazione sociale, la precarizzazione di intere generazioni, soprattutto al sud Europa. Le riforme strutturali sono il prezzo che Renzi ha deciso di pagare per rispettare quei patti e si chiamano Jobs Act, ovvero ancora maggiore precarizzazione. Si chiamano piano casa. Io qui vorrei dare la mia solidarietà a Luca e Paolo che in questo momento sono agli arresti domiciliari e dire che sono stata felice di manifestare ieri con i compagni e le compagne che hanno attraversato le strade di Roma per dire che gli spazi sociali non si toccano, che il diritto all'abitare va difeso. E voglio dire anche in questa città, che è particolarmente colpita dalla repressione, che noi non molliamo di un millimetro, che non lasciamo i movimenti e gli occupanti da soli e che siamo con loro. E poi c'è la riforma delle riforme, quella concordata col neoassolto, o forse diciamo che comprendeva nel prezzo anche l'assoluzione, ovvero la devastazione della nostra Costituzione. Beh, guardate, io ho avuto l'onore di conoscere partigiani e so di essere in debito con loro, so che se c'è quella Costituzione è perché loro hanno lottato e mi viene da piangere a pensare che la Boschi possa distruggere tutto questo. Io penso che la difesa e la piena attuazione della Costituzione debbano essere un punto fondamentale della costruzione dell'altra Europa, della costruzione dell'altra Italia. Chiudo dicendo una cosa, compagni e compagni, io penso che noi dobbiamo non deludere quella speranza che si è aperta a sinistra, e abbiamo la responsabilità tutti di continuare insieme quel percorso che abbiamo iniziato insieme, quel viaggio che abbiamo iniziato insieme. E questo è un appello che faccio alla responsabilità di ciascuno di noi, perché sappiamo quanto, come dire, sia difficile non litigare a sinistra. Io penso che se ci intendiamo sulle questioni fondamentali, sulla necessità di essere altro da questo schifo di grande coalizione, altro dal PD e dal centrodestra che stanno sostenendo questo governo infame, io penso che noi riusciremo ad andare lontano, a continuare tutti insieme un viaggio che, come si diceva prima, è appena incominciato. In questo autunno terremo un seminario organizzato col GUE. A questo proposito voglio dire che per me è un onore, oltre che un piacere, lavorare con i compagni e con le compagne che in Europa fanno le nostre stesse battaglie, appunto con la delegazione di Podemos, con la delegazione di Syriza, con la delegazione della Linke, perché condividiamo lo stesso progetto di Europa. E quello che dicevamo in campagna elettorale, abbiamo il vantaggio di un programma
scritto in tante lingue diverse, che ci permette di contestare questa Europa senza cadere nel pericolo del nazionalismo, noi lo dobbiamo portare avanti, dobbiamo mantenere una dimensione europea della politica, anche nella costruzione dell'opposizione a questo governo. Ed è per questo che noi vogliamo organizzare in autunno dei seminari col CUE per discutere di temi fondamentali come quello dell'occupazione, del lavoro, del diritto al reddito. E vogliamo anche riprenderci la piazza con una manifestazione che vogliamo partecipata da tutte le opposizioni sociali e politiche, da chiunque voglia costruire l'alternativa, l'alterità. Perché riprendo questa parola? Perché voglio ritornare a dove tutto è nato, a dove tutto è nato almeno per me. A Genova ricorre in questi giorni l'anniversario delle giornate di Genova. E io lì ho imparato quanto è importante la forza delle idee. Stamattina al Valle ragionavamo di egemonia. Beh, ve lo ricordate quando il New York Times ci definiva la seconda potenza mondiale? Beh, perché noi avevamo delle idee forti, avevamo la capacità di nominare in milioni di persone che un altro mondo è possibile, la capacità di nominare in milioni di persone che un'altra Europa è possibile. Noi dobbiamo riprenderci quella forza, la forza delle idee, la forza delle pratiche sociali, la forza delle pratiche politiche, la forza della speranza nel cambiamento. Grazie a tutti e a tutti.